Facci vedere questa medaglia. Eccola. Vai, cosa provi oggi? Oh, siamo contenti, certo, loro erano più forti e comunque un grande risultato, anche se comunque da perdere dà sempre fastidio, però siamo contenti. Perfetto, grazie. Prego. Yeah, it's true, but still, okay, yeah, yesterday after the big win today, yeah, we had nothing to lose and we played as, yeah, we were worth it and they were just a better team. They had more the will to win because they never won it and they were like really focused on it and you saw they knew perfect what they had to do and for us it was, we enjoyed it. Maybe, yeah, like in the third set, we had some opportunities also in the first set, but still, it's unbelievable. Kira! Ciao! Forza! Facciamo un'intervista! Vai! Sono sporcata! Ciao! Abbiamo vinto il secondo posto Champions League! Facci vedere questa medaglia! È bellissima! Non lo so cosa dire! Sono contenta! Siamo orgogliose, ma certo desideriamo che abbiamo vinto, ma cavolo, abbiamo venuto molto più che nessuno ha creduto. Siamo molto contente. Facci vedere, mostraci questa medaglia d'argento che brilla. Sì, brilla tanto, anche se un po' chiaramente per festeggiare un pochino si rosica sempre, però c'è, cioè, questo risultato credo sia storico per aver portato il nome di Busto fino alla finale e siamo tutte felici, infatti si vede da come i tifosi, tutto l'ambiente intorno a noi è elettrizzato, quindi è una vittoria. Pensavo di averli nascosti bene i crampi, invece no, stavo morendo. No, è stata un'esperienza fantastica, le mie prime Final Four e abbiamo una medaglia al collo. Abbiamo giocato e abbiamo tenuto testa alle squadre più forti e sono orgogliosa della mia squadra. Siete partite molto bene nel primo set. Sì, secondo me l'aver perso e mollato il primo set ha fatto sì che loro si caricassero molto, però ci sono stati momenti della partita in cui eravamo sopra noi, per cui io sono ancora convinta che si poteva fare. Grazie mille. Ciao! Prima della partita abbiamo fatto un'intervista a tua mamma, vi siete sentite? Veramente. Vi siete sentite ieri sera, detto che tu eri molto serena e avevi una gran voglia di giocare questa partita. Sì, avevamo voglia, peccato perché l'abbiamo giocata così un po' tese, sicuramente eravamo tutti tesi, tutto il team, tutti quanti, e secondo me invece dovevamo giocarla un po' più libere di testa, però ci sta, insomma, loro sono veramente fortissime. Onore a questa squadra di Turca. Onorissimo, hanno raccattato di tutto, noi non abbiamo veramente, i nostri attacchi insomma non siamo riusciti ad andare giù, hanno fatto tutto bene, hanno battuto benissimo, hanno difeso, murato, toccato tutto, onore a loro, noi siamo contentissime, davvero siamo contentissime così. Strappiamo Giulia dalle braccia di Marco Musso, dai, raccontaci questa partita. Ma che dire, io quello che penso è che potevamo giocarcela meglio, indipendentemente da che potevamo perdere lo stesso, perché insomma davanti loro solo il budget di una giocatrice credo che non ricopre tutto quello di tutte noi messe insieme. Avevamo davanti un, non so, io ero emozionatissima, avevo il mio mostro sacco della Poliak e niente, è andata così. Quello mi dispiace un po', insomma, che potevamo giocarci meglio, fargliela sudare un po' di più, ecco. Quest'anno l'hai vissuta da protagonista, perché l'ultima volta a Istanbul l'hai vista dalla panchina, invece quest'anno hai partecipato. Sì, no, no, ci mancherebbe altro, quello sono contenta e come ho detto anche prima ho un bronzo, un argento, il prossimo spero sia un altro metallo. Grazie mille. Grazie, ciao a tutti.